Arriva un altro anno di peregrinazioni per il mercato di Piazza d'Armi, immaginiamo il ghiaccio, il freddo e poi i commercianti che sono praticamente scontenti, anche se dicono di essersi riuniti, però alla fine insomma basta venire qua durante la settimana e vedere che i giorni in cui si lavora sono soltanto due, il sabato e la domenica, però gli intenti ci sono, andiamo a vedere. Giovedì abbiamo costituito questo comitato, il comitato degli operatori del mercato di Piazza d'Armi. Siamo 52 persone che hanno aderito a questa iniziativa, ma è un'iniziativa spontanea che è nata proprio dall'esigenza per lanciare un segnale sia all'amministrazione che alle associazioni di categoria che in questo momento ci sentiamo un po' abbandonati, quindi non abbiamo un punto di riferimento. Però insomma abbandonati, l'amministrazione è venuta nei vostri, vi ha aiutato anche parecchio, insomma quasi 2 milioni di euro sottratti alla ricostruzione per un posto che non piace a nessuno, diciamolo chiaramente. Insomma. No, di questo non sono convinto, perché io penso che noi abbiamo lottato per avere questo posto e dal punto di vista commerciale è uno dei posti migliori che potevamo ottenere per svolgere questo tipo di lavoro. Chiaramente noi lo sapevamo che dovevano fare i lavori, però insomma questo dobbiamo pensare anche in un'ottica di medio periodo, perché qui quando sarà finito tutto quanto il progetto, penso che nell'immediato non si poteva avere un posto migliore. Dopo due anni circa di rimarresti qui, sei soddisfatto? Vuoi rimanere qui? Assolutamente sì, perché il problema è questo qua, noi con Piazza Duomo, il discorso di Piazza Duomo, noi non siamo per niente contrari, cioè noi vogliamo tornare in Piazza Duomo, perché questo noi sappiamo che è un'opera provvisoria, però in Piazza Duomo ci vogliamo ritornare quando ci saranno i presupposti. Noi siamo un gruppo di operatori, quindi questi 52 persone che lavoriamo in questo mercato, adesso incominciamo a lanciare un segnale all'amministrazione per avere dei colloqui, cioè adesso già siamo incontrati con l'assessore, perché, cioè, per farti un esempio, l'unica cosa che adesso in questo momento stona in questo mercato è il discorso dei servizi pubblici, cioè là abbiamo dei bagni che purtroppo sono fatiscenti, allora a chi tocca, a chi spetta dover pulire e sistemare questi bagni? Solo i bagni, la questione è anche la questione della mobilità, dei collegamenti, mobilità oppure degli orari, adesso, i giorni di mercato che sono fondamentali. Questo poi è tutto un discorso che possiamo vedere in seguito, però diciamo ci serve, come dire, si deve ripartire un po' dal basso, cioè nel senso adesso bisogna rimpostare questo colloquio con l'amministrazione, perciò è nato questo comitato spontaneo, perché non avevamo più un punto di riferimento, come ti ripeto, questo è un comitato che non è contro nessuno, noi tendiamo la mano a qualsiasi persona ci voglia venire incontro per poter risolvere i nostri problemi di questo mercato, quindi chiaramente noi i mercati adesso che si stanno facendo in giro siamo assolutamente non contro, però l'attenzione deve essere, e lo ripeto, ribadita su questo mercato, perché sono stati spesi 2 milioni di euro e questi soldi non devono essere infruttuosi. Che segnale volete mandare con questo gruppo, Capretti? Il segnale che vogliamo rilanciare questo mercato, perché siamo stati un attimino lasciati un po' allo sbando, ma invece ci vogliamo riorganizzare con questo comitato di Piazza d'Armi. Non vi è venuto incontro tantissimo l'amministrazione comunale, in fondo voglio dire, questa è stata fatta apposta per voi, ci sono i posti auto, insomma più di questo e vi avevano detto di c'erano stati altri posti, insomma consigliati. No, l'abbiamo voluto fortemente noi, l'amministrazione comunale ci ha accontentato perché il posto è eccellente, io trovo che qui il posto è veramente dislocato in una maniera bene, solo che mancano ancora devono essere finiti i lavori, vogliamo che siano un po' più controlli, adesso stanno cominciando i lavori su via Corrado IV, che il bar venga aperto al più presto possibile, penso che in settimana partiranno i lavori. Deve essere aperto anche prima, perché un progetto l'avete presentato voi e poi non l'avete più portato avanti, quindi un po' di responsabilità ce l'avete anche voi, Capretti. Sì, però i costi erano molti, abbiamo fatto due conti e non ce la facevamo come piccole imprese, perché qualcuno si è tirato indietro, ma giustamente non era per noi e hanno rifatto il bando. Un po' di ritardo l'avete procurato voi questa volta, diciamolo chiaramente. Un pochino di ritardo l'abbiamo procurato noi, perché avevamo vinto il bando e poi l'abbiamo lasciato, però adesso l'hanno riproposto, perciò partirà al più presto, credo che in un giro di un mese e mezzo, un mese partirà. Però diciamo le cose come stanno, qua si vuole creare una sorta di unione per far vedere insomma che ci sono le intenzioni, ma non è così, perché non è un'unione apparente poi di fatto, perché alcuni mugugnano e anche parecchio. Mugugnano perché non si lavora poco, ma non è che l'unione c'è.
Senti, ognuno siamo qua tutti insieme. Voi ci avete parliamo. Assaggiato Piazza Duomo e chiaramente l'idea sarebbe quella di poter tornare sopra, no? Piazza Duomo è un evento che si fa la domenica, in Piazza Duomo torneremo quando ci sono i presupposti e quando c'è un bacino di utenza. Qua abbiamo parcheggi a volontà, manca solo un po' di viabilità, che dovremo fare un'altra entrata e poi la viabilità partirà credo in un giro di 6 mesi. Cioè, abbiamo sofferto e soffriremo, ma poi raccoglieremo i frutti. Ma non conviene tenerlo aperto magari 2 giorni a settimana, qua che si lavora molto bene il sabato, l'abbiamo visto, magari il pomeriggio, cioè scegliere degli orari più consoni? Allora, noi preferiamo stare qua 6 giorni su 7. Se gira la telecamera vede che ci sono macchine parcheggiate, c'è utenza. Oh, però in senso, non è quella che aspettavamo, perché stiamo cercando al sindaco e all'AMA i pulmini che portano dal progetto casa le persone al mercato. Già dall'anno scorso c'era questa voce dei pulmini, cioè dopo un anno non si è mosso nessun pulmino, non credo, perché l'AMA qualche corsa l'ha fatta in più. C'hanno problemi di bilancio, stanno vedendo come fare. Quindi secondo voi è determinante il pulmino dell'AMA per le persone? È una delle tante cose, sono tasselli che messi insieme fanno il risultato. Ma davvero siete uniti? Perché io so che chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi sta fuori, chi dice lavoriamo solo 2 giorni a settimana. Ma allora, sì, ognuno ha le proprie esigenze ovviamente, ognuno ha un proprio modo di vedere, diciamo, la propria attività, però in linea di massima credo che il modo per ottenere dei buoni risultati sia quello di unire le forze tutti quanti e quindi lavorare compatti, prendendo decisioni a maggioranza e puntare su quelle. Come fate di compatti? Perché se noi facciamo, se allarghiamo la telecamera, vediamo anche tante piazzole vuote, molti non ci sono, alcuni sono anche su altre arterie, insomma non fanno il commercio volante, quello che si può fare, insomma. Beh, il commercio ambulante ha come caratteristica proprio quelle di spostarsi, per cui è chiaro che chi si sposta lo fa perché ha delle esigenze, insomma, quindi non sta a me stabilire se sia giusto o meno. Quello che riteniamo sia giusto invece è cercare di migliorare questo mercato, renderlo appetibile per noi operatori e anche per la clientela. Che idea ci avete per questa campagna di rilancio? Ma guarda, io penso che abbiamo delineato quelli che possono essere interventi a breve, medio e lungo periodo ovviamente. A breve periodo sicuramente sono la sistemazione di quelli che sono i servizi, a partire dai servizi igienici, servizi di pulizia della piazza, eccetera. E poi renderla appunto più fruibile da parte della clientela, in modo che insomma si possa richiamare più gente. Allora cerchiamo di essere anche realisti, si lavora 2-3 giorni a settimana, non di più, più o meno. Quindi questa amministrazione secondo noi si dovrebbe un po' di più preoccupare di questo mercato di Piazza d'Armi. Ma l'ha fatto il mercato, anche se chiaramente ce l'ha fatto, però poi è finito lì, cioè, è finito, fatta la piattaforma ed è finito lì, c'è un degrado totale. Quindi anche il cliente che viene si trova di fronte a questo spettacolo, quindi un abbandono totale di questa piazza. Si pensa a tornare a Piazza Duomo, si pensa a fare mercatini rionali e questo è rimasto così. Mi ha dato anche opportunità, anche Fanfani, vi ha organizzato tanto di quelle fiere che adesso si sarebbe inventata anche la fiera del diavolo per cercare di fare gas. Le fiere ci sono sempre state. Fiera di San Massimo, la Perdonanza, la Fiera della Befana, le varie fiere che sono Pagani, Carischia, queste ci sono sempre state. Però lui ha cercato di implementare, diciamo così. Sì, però diciamo che una volta entrati qui, questo è, cioè, abbandonati completamente. Voi per anni e anni, io ricordo ai tempi dell'assessore Vittorini, tenevate in ostaggio anche abbastanza seriamente l'amministrazione comunale, eravate esperti in materia. Ma anche perché Piazza Duomo era ed è un mercato storico di 700 anni, cioè era il cuore della città. Eravate determinanti per particolari operazioni e anche adesso sembrate, insomma, questo non vi va bene, quell'altro non vi va bene. Dopo un anno di sofferenza totale, mo vogliamo anche per la crisi, perché c'è la crisi, inutile nasconderlo, cioè il lavoro funziona tre volte a settimana, sono d'accordo, perché per tanti motivi il sabato è un bel mercato, non c'è niente da dire. Ecco, vedete, ci sono delle precise responsabilità.
anche dell'amministrazione comunale che in parte è venuta incontro, e poi ci sono delle intenzioni che non sono state spesso mantenute, anche come le navette dell'AMA che poi insomma non hanno fatto la differenza, e i lavori in Viale Corrado IV che stanno rallentando appunto il fatto che la gente possa entrare e parcheggiare liberamente. La copertura non si può fare per ovvi motivi, l'ha detto anche il sindaco di recente, quindi vediamo quali saranno le ricette, se non verrà fuori la proposta appunto di tornare 2-3 giorni a settimana a Piazza Duomo. E in chiusura vi facciamo vedere il bellissimo spettacolo che poi insomma toccherebbe tra virgolette alla ASM dare una sistemata a quella che è un'area verde attigua ad il bar.